È una mattinata piovosa di inizio settembre, da qualche parte in Germania. Un giovane soldato aggiusta la sua armatura mentre ammira la colonna romana in marcia. La vista di robusti e ben armati soldati romani rende il giovane guerriero parecchio geloso. In seguito riceve una pacca sulla spalla da un suo camerata, con i capi tribù che ordinano di prendere posizione. Diversi guerrieri tribali si apprestano ai loro posti. Uno scontro decisivo che segnerà il futuro della regione e della storia sta per cominciare. È l'inizio del 4 d.C., l'alba del primo millennio. L'imperatore Augusto incarica il figlio Tiberio di comandare le legioni del Reno e supervisionare l'integrazione del vasto e poco noto terreno a est, noto ai romani come Germania. Le tribù locali erano note per la loro imprevedibilità, cosa che rese la romanizzazione un processo lungo e arduo che richiedeva diverse risorse. Tiberio tentò con l'approccio romano della conquista, proprio come fece il fratello Druso anni prima. Furono lanciate diverse campagne in Germania per intimidire chi resisteva ancora alla romanizzazione, ed entro il 6 d.C. molte delle tribù native tra il Reno e l'Elba furono pacificate, almeno dal punto di vista romano. Dato che le acque in Germania si calmarono, Augusto fu in grado di inviare diverse legioni dal fronte germanico verso sud-est, nell'Illirico, per schiacciare una ribellione. Per continuare il lavoro di Tiberio, l'imperatore scelse un abile amministratore, Publio Quintilio Varo, il cui compito era di amministrare giuridicamente la regione, espandere l'infrastruttura e continuare il processo di integrazione dei nuovi territori. Varo ebbe il compito di rendere la Germania una provincia romana, proprio come fu per la Gallia 50 anni prima. Quindi il sistema civico romano fu imposto insieme al sistema di tassazione omonimo, in linea con le aspettative di Augusto. Dal punto di vista dell'imperatore, Varo fece per filo e per segno ciò che sperava, ma per i locali i suoi metodi furono crudi e pesantemente introdotti, cosa che causò diversi scontenti tra le tribù. È risaputo tuttavia che nella storia la tassazione non era proprio ben vista. L'approccio pesante e il forte senso culturale di superiorità romano di Varo non gli garantì molto sostegno tra i germani, ma grazie ai consiglieri locali, che aiutarono Varo a tranquillizzare gli animi delle tribù, era conscio di non poter ottenere più popolarità negativa in Germania, pertanto si mosse con cautela. Entro il 9 d.C., Varo sembrò essersi abituato al suo ruolo di governatore, ponendo le basi per un nuovo sistema stradale, per aver allargato i castrum per le truppe e per aver mantenuto pacifici gli animi oltre il Reno. Verso fine estate, Varo ispezionava dei forti romani sul fiume Weser, preparandosi a portare le truppe verso occidente visto l'arrivo dell'inverno. Durante il tragitto, il governatore fu avvicinato da Arminio, un suo consigliere germanico, con dei rapporti di routine. Riportò che un capo tribù aveva aizzato una ribellione ad un paio di giorni di marcia a ovest. Varo agì da manuale, rispondendo con l'azione al primo segno di pericolo, ordinando ai suoi soldati di cambiare il percorso per andare ad affrontare i ribelli. Dei cavalieri germanici furono inviati in avanscoperta, mentre il grosso dei legionari penetrava in profondità nella foresta. Varo aveva molte ragioni per affidarsi ai nativi, e fra di essi Arminio sembrava quello più degno di fiducia. Figlio di un capo Gerusci, fu portato a Roma in giovane età ed educato come un romano, giungendo ai massimi gradi della cavalleria ausiliaria. Un chiaro esempio di romanizzazione. Così, quando Arminio lasciò la colonna con altri cavalieri, Varo non ci vide nulla di male. Nel frattempo, i legionari penetrarono nella fitta foresta, accompagnati dalla pioggia incessante. Passando lungo la fangosa via, i romani abbassarono la loro guardia, ignorando disciplina e integrità tattica. I legionari maledirono il clima, dato che il terreno divenne insidioso. Varo pensava di conoscere bene la zona, ma quello che accadrà provò il contrario. Tornò in sé
udendo centinaia di grida da guerra da tutte le parti. Fu l'unico segnale di pericolo prima del lancio di giavellotti, lance e rocce sulla ormai colta di sorpresa colonna romana. Lenti nel rispondere, i legionari si strinsero ai centurioni, mentre i barbari piombarono sulle posizioni nemiche. Un violento scontro iniziò. Le tribù germaniche si scontrarono con la colonna romana cogliendo l'attimo della sorpresa, ma anche in condizioni favorevoli i germani non ebbero abbastanza forza per spezzare le legioni imperiali durante l'attacco. Quando i romani riottennero la coesione, i barbari svanirono tra gli alberi. I carri furono ribaltati, feriti animali piansero in agonia, ma non era il momento per disperarsi. Varo e gli ufficiali riottennero il controllo pressando più in profondità per trovare un luogo utile alla costruzione di un castrum. Di certo Varo fu furibondo per il tradimento di Arminio e della tribù dei Cerusci, una volta definita tribù amica da parte di Tiberio. Mentre gli ufficiali scambiavano insulti contro gli infami traditori, Varo ideava la prossima mossa. Alla fine decise di levare il campo e andare il più a ovest possibile. La sponda del Reno era solo 5 giorni di marcia a occidente, ma trovandosi nel bel mezzo del territorio nemico, senza ricognitori o rapporti, era praticamente una situazione disperata per i romani. Conscio di ciò, Varo guidò l'esercito attraverso l'inesplorata campagna germanica. Tralasciando qualche attacco barbaro, il piano sembrava promettente, anche con la pioggia incessante a rappresentare l'equipaggiamento militare dei legionari. Nonostante ciò, i romani marciarono per tutto il giorno, determinati a raggiungere il Reno e fuggire da quella terra maledetta. All'alba, le esauste legioni giunsero ad una strettoia chiusa da una collina a sud e da una palude al nord. Visibilmente provati dalla marcia notturna, di certo i romani non capirono appieno la pericolosità dell'area da loro percorsa. Poi Varo notò una lunga muraglia di pietre e legname lungo la base della collina. Seppi subito cosa significava, ma ormai era troppo tardi. Migliaia di guerrieri germanici si ammassarono lungo il muro, ingaggiando il nemico a distanza. Ma questa volta i romani erano ben preparati. La loro corazza e i larghi scudi garantivano una modesta protezione contro gli attacchi a distanza. Arminio lottò per far rimanere i suoi guerrieri dietro il muro, continuando a percuotere i nemici dalla distanza. Durante il suo tempo con i romani apprese fin troppo bene che i suoi guerrieri non avevano speranza contro la fanteria pesante dei legionari, specialmente nel corpo a corpo. Mentre Arminio continuava a mantenere saldi i suoi uomini, alcune coorti romane, stanche di rimanere immobili, avanzarono verso il muro germanico. In un momento di addestramento superiore e risolutezza, i romani abbatterono molti soldati barbari, riportando qualche vittoria nelle schermaglie, ma essendo tuttavia in svantaggio tattico, i loro attacchi furono totalmente respinti indietro. Tuttavia lo svantaggio tattico e numerico era palese e pertanto l'attacco dovette essere annullato. Giunsero altri guerrieri germanici ad ingrossare le loro fila nell'area. Ad un tratto Arminio decise che era il momento di colpire e con un gesto di mano rilasciò le ondate di tribù germaniche sulle stremate forze romane. I nativi si scontrarono contro i ranghi nemici, travolgendo i romani coi loro numeri. Tutto sembrava ormai perduto, ma i legionari rimasero salvi. Ma notando ulteriori rinforzi nemici in avvicinamento, i romani realizzarono che quel passaggio sotto la collina sarebbe stata la loro tomba. Avendo ormai capito che ogni speranza era perduta, Varo con i suoi ufficiali si suicidò. E solo poche dozzine di romani sopravvissero allo scontro. La perdita di 3 legioni causò il panico in tutto l'impero. 20 anni di sacrifici e lavori in Germania furono completamente vanificati. La sconfitta nella selva di Teutoburgo frantumò i sogni di conquista romana nelle terre a est del Reno. Udendo della catastrofe, un ormai anziano Augusto, colmo di dolore, rifiutò di tagliarsi i capelli per mesi. Fino alla sua morte, si dice che l'imperatore continuò ad esclamare: «Quintilio Varo,
Ridammi le mie legioni.